Siamo arrivati all'undicesima settimana di master e per la prima volta il master in computer grafica ha messo le mani su After Effects, che è un programma di compositing della suite Adobe. E ora andiamo a vedere quali sono le consegne di questa settimana. Cosa state facendo? Stiamo facendo After Effects, la Snowy Forest. Animazione 3D ma in 2D, perché è tutto 2D ma noi facciamo finta che sia 3D. E sembra 3D effettivamente. Ma tutte quelle lineette cosa sono? I livelli. E ogni lineetta corrisponde a una componente della... Quindi ci sono gli alberi, poi dietro ci sono le colline, poi c'è la casa. Esatto. Poi c'è il cielo, poi c'è lo scoiattolo. Dov'è lo scoiattolo? Lo scoiattolo è nascosto. No! Guarda che bella, eccolo, luce. Eccolo, guardala. Illuminato dal Signore. Non si vede niente, tutto bianco. Non ti sembra di essere un po' troppo vicino al computer? Cioè, eccessivamente... Ah, sì. Stai facendo maschere? Tantissime maschere. Dai, vediamo quante ne hai. 24 maschere, tantissime. Che reference hai scelto tu? Abbastanza semplice. Abbastanza semplice, vediamo, è un vicolo. Un vicoletto, belli questi colori. Peaky Blinders, che io non ho visto, però si riconosce. Un pochino di maschere qua ci sono, giusto un paio. Ti piace After? Ti vedo più tranquillo del solito. Vedi. Sì, dai. Mi mancano un sacco di dettagli. Ti mancano forse un po' di luci, però nel complesso è un gran bel lavoro. Grazie. Ci sta. Qualcosa di impressionante. Era un solo salva, adesso è salva. E non funziona lo stesso. Perché non te lo ricordi? Quello è Snorlax, che dorme in fondo al vicolo. Che bello. Devi mettergli un po' di ombra sotto. Sì. Ancora è stato appena messo. Ci sta, bravo. Bella è bella, però adesso devi fare milioni di luci. Milioni di luci. Disperata? Io sono stanchissima, disperata. The following day. Che la frutta ha preso il libro a caso. Ha detto: oh, fatemi una domanda, vi risponderà il libro. Non mi ricordo che domanda mi hanno fatto. L'ho aperto. Sono andata con il libro a casa e sono andato trigger. Che è successo? Già vinto un caro. Francesco. No, c'è un po' di mal di testa. Ah, cosa hai consegnato? After Effects. Bella, brutta. Sì. Guardabile. Sono contenta? Ok, vediamo. La reference era questa, una giornata molto piovosa. Sì. Questo era l'originale e tu hai fatto questo. Beh, direi che hai rispettato appieno i toni. Ciao. Ciao. Facci vedere il tuo. Stai ancora renderizzando? Sì, ma è un secondo render. Sei tu che hai fatto i kanji giapponesi? No, l'oreggianti. C'è scritto bella donna. Io ho fatto l'animazione delle lucine. Ok, i lucellini che volano, che belli. Però è calmo, rilassante. E la tua reference in questo caso era? Una mia foto dell'alba. Sì, ci sta, quella è la reference. E questo è il file finito. Sei, non so se sei un genio, se sei un folle, non lo so, sei indefinibile, no? Ma hai fatto questa cosa qua. Allora, questo è la reference. E il video è questo qua. Sono praticamente identici, cioè hanno gli stessi identici colori. Sono abbastanza simili, se le metti uno vicino all'altro funzionano. Difficilissimo. Però dai, non è venuto male, no? Sono a pezzi. Stai facendo ancora maschere? La consegna è fra 5 minuti. Non fare più maschere, renderizza. No, ma sto animando le maschere. Renderizza. Ciao ragazzi, questa settimana c'è stato il primo Apro lo Spritz Party a Big Rock. E noi siamo i nuovi blogger. Blogger. E monteremo noi i contenuti. Per la prima volta inedito, masteristi che montano i contenuti dei blog. Lunedì di Big Rock. In live su Twitch. Preparatevi, saranno contenuti fantastici. È lì comunque. Ah, ok.